Ciao a tutti, bentornati, benvenuti qui su Fanatico Pro Reloaded. Ebbene sì, siamo alla bellezza di 200 iscritti e in questo momento 205. Poi sapete che il contatore di YouTube fa un po' come gli pare. E per me personalmente, per i miei amici, è un grande traguardo, perché questo è il canale rinato. E sapete che avevo un vecchio canale che ho interrotto, ho fatto ripartire con questo, ma è una storia già detta. Bene, allora, cosa fare? Oggi volevo appunto ringraziarvi e volevo intanto farvi vedere due spezzoni. Faremo un po' di spezzoni del passato, diciamo, in questo special 200. Cosa diceva Doppia J in due spezzoni di due vlog dell'anno scorso e di qualche tempo fa? Arriviamo a 200 iscritti adesso, no, sono ragazzi. 200. Si spera che entro 2 mesi raggiungiamo 200 iscritti. Vogliamo arrivare almeno a 1000 iscritti? Sì, vabbè. Per favore. Non ci credo. Sto manca a 100. Cioè, allora, arriviamo prima a 100, così facciamo una festa. Dai, come l'anno scorso. E poi a 200, un'altra mega festa. E poi a 1000 iscritti facciamo vedere Angelo che si spoglia. Angelo nudo? Sì. No. Arriviamo a 1000 iscritti. No, non hanno un bello spettacolo. Sempre la mascherina, mi raccomando, ragazzi. Nudo con la mascherina. Ecco, abbiamo visto questi spezzoni, io non posso accontentare ovviamente queste richieste, sia perché non è il caso, e sia perché YouTube potrebbe censurare qualcosa. Ed ora vi lascio al video, grazie a tutti, 200 volte grazie, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti. Allora, per questo special 200 iscritti, vi anticipo che qui abbiamo da poter fare un bel unboxing di queste VHS, purtroppo io non ho più il lettore, e sotto ci sono addirittura dei topolini. Questa idea mi è venuta, che poi farò questo unboxing in un prossimo video, mi è venuta dal fatto che ho messo un unboxing di Tex Wheeler. Come vedete ci sono tantissime cassette, tantissimi topolini. Eccole. Che cosa ho pensato di fare in questo video speciale 200 iscritti, e vi ringrazio ancora, una specie di unboxing, ma non è un proprio unboxing, perché prima vi ho fatto vedere una piccola intro di un unboxing che farò di topolini e di VHS, e adesso invece farò una sorta di unboxing di DVD, di film che ho, ma ne ho molti e io ho tirato fuori solo alcuni, quindi mi organizzerò per fare un secondo unboxing più completo. Quindi vediamo che cosa posso vedermi uno di questi giorni, perché alla fine sono da vedere col computer, perché il lettore che ho non so se ancora funziona, ce l'ho là. Abbiamo una cosa comica qua, tanto per iniziare, questi fantasmi, eccolo qua, DVD. Questi DVD sono tutti originali. Questi fantasmi è un film con... vediamo chi è, non lo riesco a vedere perché ci sta una cosa, comunque, Sophia Loren, ok, eccolo qua, ci sta qui il cast, Sophia Loren, perfetto. E questo è il primo DVD. Passiamo a un'altra cosa comica, il clan dei due borsalini, eccolo qua, è un altro DVD, sono tutti originali, c'è il disco dentro, sì, eccolo qua, questa è la confezione. Ovviamente sul DVD si possono vedere anche i credits, si possono vedere tante cose, scene tagliate, backstage e tutto il resto. Adesso andiamo su cose più serie, e andiamo per esempio su Tom Cruise. Questa è un'edizione speciale di due dischi di Minority Report. E sono due dischi, una confezione unica, vedevo se riesco, qui c'è il bollino, tanto di bollino si ha, DVD originale. E come si toglie, come si scarta questo affare? Facciamo così senza romperlo. Okay. Ci sono riuscito. Praticamente è ancora nuovo, è ancora imballato. Guardate che bella questa confezione di plastica che si apre, eccola qua, si apre. Ci sono due DVD, quindi praticamente c'è tanta roba da vedere qua. Con Tom Cruise, Minority Report, uno dei più bei film di fantascienza che abbia visto. Eccolo qua. E adesso andiamo al prossimo. Ok, mettiamolo qua. Andiamo su Horror, Il mio caro assassino.
Anche questo è un film, un DVD, confezione originalissima, originale. C'è scritto serie Z, non so perché, perché non so addirittura serie Z, io so che c'è la serie B che sono commedie italiane. Comunque questa è la confezione di Mio Caro Assassino. C'è la trama, qualcosa, sì, con George Hilton. Musiche di Ennio Morricone, pop e bacco. Proseguiamo con il prossimo. Beh, vabbè, Il Signore degli Anelli, che ve lo dico a fa? Questo che episodio è? Comunque, come vedete, questa è una confezione originale, pure questa. Problemi per aprirlo. Servono le unghie, che io non ho, ovviamente. Ci riuscirà il nostro errore ad aprirlo? Io ci sono riuscito. Ecco qua il DVD. Due DVD, ovviamente, sono due DVD, eccoli qua. Con queste cose qua, che è roba pubblicitaria, penso, sì. Qui siamo ai tempi di ancora di Blockbuster, che ci sono i concorsi, cioè cose che ormai purtroppo non ci sono più. Signore degli Anelli, eccolo qua. Ah, questa è la trilogia. Signore degli Anelli, le due torri e il ritorno del re, eccolo qua. Ok, perfetto, direi di ricomporlo in qualche modo, ci siamo. Adesso uno dei più bei film che abbia mai visto, di genere, non so il genere esattamente, un genere giallo molto psicologico. Si tratta di The Others con Nicole Kidman, un capolavoro bellissimo, stai col fiato sospeso fino alla fine e le cose fino alla fine, ci sta poi il colpo di scena finale, ma non vi dico niente, non vi spoilerò niente. The Others, Nicole Kidman, è veramente un capolavoro, eccolo qua. L'hanno fatto, questi film l'hanno già fatti tutti in TV anche, molti sono, cioè questi sono DVD che ho da un bel po' di tempo di là. Altro capolavoro, eccolo qua, e ancora, pensate, ci sta ancora il cellophane, è ancora incartato. Si tratta di Il Silenzio degli Innocenti, questo è un capolavoro mezzo horror, psicologico pure questo. E chi non lo conosce, Il Silenzio degli Innocenti, questo cannibale in pratica, eccolo qua. L'ultimo film, no, ancora c'è un altro, torniamo su cose più leggere. Brad Pitt, Angelina Jolie, Mr. e Mrs. Smith, eccolo qua, questa pure confezione originale, marchio SIAE. C'è il DVD dentro con tutti i capitoli, praticamente tutto quello che c'è. Questo elenco, per esempio, qua c'è Terapia di coppia, Fortuna del principiante, eccetera, eccetera. Eccolo qua. Eccolo qua. E poi c'è il trailer, ci sono tante cose, come al solito. Ultimo, ma per me primo in classifica in assoluto, il capolavoro dei capolavori della comicità. Frankenstein Junior, come dimenticare questo film? Questo è anche una confezione originale, eccolo qua, c'è il DVD ovviamente, c'è l'italiano, l'inglese, qui ci sono varie lingue su tutti i DVD, ma questo è veramente esilarante, girato in bianco e nero, di Mel Brooks, fantastico, cioè contenuti speciali ce ne sono tantissimi. Qui c'è la trama, un film di Mel Brooks, eccolo qua. Questo è il DVD, questo DVD è quello più usato, perché l'ho visto diverse volte, è quello più usato anche per fare scuola di doppiaggio in pratica, perché ci sta di tutto, in tante situazioni. Lo conoscete tranquillamente. Va bene, questo era diciamo un piccolo unboxing, ma ne ho molti altri di fantascienza di tutti i generi. Ho pensato a fare di questo unboxing una sorta di mezza live per ringraziare e festeggiare il raggiungimento di 200 iscritti qui a questo nuovo canale. Vi ringrazio ancora, vi do appuntamento al prossimo video, che potrebbe essere registrato, programmato o in diretta live. Ciao e alla prossima.